i porti di Pescara, Vasto e Ortona con le rispettive peculiarità, la rete irrigua della Piana del Fucino, le torri faro a Giulianova e soprattutto le infrastrutture necessarie al comparto produttivo e i collegamenti strategici per semplificare la circolazione delle merci. Sono alcuni degli elementi necessari per creare una rete di imprese efficiente, funzionale, innovativa e sostenibile. Diverse le opere già realizzate, molti i progetti in corso e tante le idee per il futuro che vedono l'ARAP, l'azienda regionale per le attività produttive, tra i soggetti protagonisti, ovviamente al servizio delle aziende e dei territori che le ospitano. Il percorso di ascolto del sistema produttivo abruzzese, articolato in diverse tappe, è iniziato il 31 luglio ad Atessa, un luogo emblematico. Onda, Stellantis, De Cecco sono solo alcuni dei marchi che animano l'economia della Val di Sangro e dell'Abruzzo in generale. Nei prossimi mesi gli incontri di infrastrutture al servizio delle imprese si terranno con identica formula dell'ascolto del territorio nelle province di Teramo, Pescara e L'Aquila. L'ARAP insieme alla Regione Abruzzo ha una visione di sviluppo e questa visione va condivisa con le imprese perché spesso manca la comunicazione. Quindi noi iniziamo una serie di incontri sul territorio con le imprese per fare di questo incontro un incontro caratterizzato non da un'impronta autoreferenziale, ma per ascoltare le imprese e poi dire quello che è stato il passato, perché giustamente dobbiamo capire da dove veniamo, già dalla fusione del 2011 e poi quello che abbiamo ereditato 3 anni fa, quindi il Consiglio di Amministrazione ha dovuto gestire, e poi quello che vogliamo fare in futuro. L'obiettivo qual è? È quello di aumentare i servizi per le imprese. Oggi si parla di competitività, si parla di PNRR, di investimenti nazionali, di investimenti internazionali. Spesso in questi frangenti, sui filoni dei finanziamenti, ci si scorda dei luoghi dove si fa impresa, cioè delle aree industriali al sud, con l'impostazione che è stata data praticamente circa 40 anni fa, quindi con i nuclei industriali in cui risiede l'80% del tessuto produttivo industriale del centro-sud. E noi abbiamo la necessità di sancire qual è il patto verso le imprese, il patto col territorio, perché quegli investimenti ormai sono lontani, c'è bisogno di nuovi investimenti, perché l'ICT, le strade, l'illuminazione, la depurazione, l'energia non possono, diciamo, pensare a quello che è stato, devono pensare ai nuovi progetti che poi rendono competitivo il territorio, e rendere competitive le aree industriali significa rendere competitivo il paese. Noi abbiamo una situazione diciamo ibrida, perché con la 23 del 2011 che ha sancito la nascita dell'ARAP, il territorio di Pescara è rimasto fuori per quanto riguarda l'area industriale per via della procedura concorsuale che era in corso sul consorzio di Ghe di Pescara. La Regione Abruzzo l'ha detto in tutte le salse, ma anche l'ARAP lo sta dicendo, non ha senso ragionare in termini di programmazione e di sistema Abruzzo e di programmazione del territorio lasciando fuori il territorio di Pescara, che poi ha dentro anche un pezzo di Chieti, quindi il pezzo di Ortona. Noi abbiamo la necessità di iniziare un ragionamento di programmazione che guardi anche quel territorio per poi fare del progetto delle aree industriali abruzzesi un progetto unico che non tenga fuori sicuramente il consorzio di Ghe di Pescara. Escluso questo, che sicuramente è il territorio leader, ma qual è il territorio emergente in Abruzzo secondo lei, se dovesse dare un giudizio? Beh, in Abruzzo il territorio emergente sono i vari territori, perché comunque stiamo notando che nonostante la situazione internazionale non è una situazione particolarmente favorevole, però c'è un impulso agli investimenti, soprattutto agli investimenti innovativi, nelle nuove tecnologie, nelle nuove energie, che stanno dando comunque una certa effervescenza nei nuclei industriali, e questo lo riscontriamo nel nucleo di Avezzano, di Sulmona, dell'Aquila, di Teramo, e quindi c'è questo fermento che è assolutamente importante. Ovviamente lei mi ha escluso quello della Val di Sangro, ma la Val di Sangro sta andando, a nostro avviso, rispetto al termometro diretto con le imprese che noi abbiamo, sta andando abbastanza bene. Quali sono le richieste che arrivano invece da questi territori più specifiche? Di cosa c'è bisogno? Noi abbiamo fatto insieme alla LUM, la Libera Università del Mediterraneo, un'analisi 2 anni fa delle esigenze delle imprese abruzzesi.
e sono emersi tre temi, io li chiamo quelli delle 3 I perché sono l'innovazione, l'internazionalizzazione e le infrastrutture, quelle che le imprese chiedono fondamentalmente. Noi stiamo cercando da 2 anni a questa parte di lavorare lungo queste 3 direttrici per rispondere in termini di migliori infrastrutture e soprattutto nel campo dell'innovazione tecnologica, perché innovazione significa nuove energie, significa digitalizzazione, significa servizi 4.0 e sono i settori dove noi stiamo lavorando insieme alla regione nella maniera più intensa possibile. Qual è la novità che possiamo attenderci sotto il profilo infrastrutturale? Le novità, soprattutto quella che riguarda l'energia, oggi proprio questa mattina il Consiglio di Amministrazione di ARAP ha aggiudicato la gara per la costruzione della nuova società che prenderà il nome di ARAP Energia e saremo in tutti i nuclei industriali per costruire impianti fotovoltaici e per distribuire energia verde alle imprese insediate. Questa credo che sia la notizia dell'ultimo momento. Si parla molto in queste occasioni di intermodalità, no? E quindi c'è bisogno di sinergia fra i vari enti che poi creano questa rete che serve alle imprese. C'è questa sinergia tra quelli che sono i nostri servizi, quindi con servizi anche innovativi, con poi i porti, la questione dei porti e la questione anche della ferrovia, che è ovviamente un'offerta incrociata per creare maggiore competitività e attrattività alle aree industriali e quindi alle aziende che operano all'interno delle aree. Abbiamo la necessità di raccontare alle aziende del territorio quali sono gli investimenti che la ZES con il commissario Mauro Miccio, ma con la regia assolutamente del presidente della regione Marco Marsiglio, insieme a tutto il suo staff, insieme a tutta la sua giunta, stanno facendo per il nostro territorio. Esiste dal 1972 la Honda, che è un colosso internazionale, dall'80-81 esiste la Sebel, adesso Stellantis, quindi due colossi internazionali. Ad oggi, o perlomeno a ieri, non c'era ancora uno scalo merci su questo territorio. Questa cosa ovviamente grida vendetta, tra virgolette, sono quasi 50 anni che non esisteva questo scalo merci. Questi investimenti fortemente voluti con l'impegno della ZES e del commissario Miccio ci dovrebbero portare nel giro di 2 anni ad avere uno scalo merci importante a Fossa Cesia come retroporto del porto di Ortona e del porto di Vasto e un ampliamento di quella che oggi è la piastra logistica che esiste qui ad Atessa a servizio dei territori. Assessore alle attività produttive Daniele Damario, la regione deve supportare le imprese e naturalmente è interesse anche della regione oltre che dei cittadini e delle imprese stesse perché si fa economia insieme, come? Assolutamente sì, oggi ci troviamo qui ad Atessa che comunque non erro se dico che comunque la locomotiva economica, tutta la Val di Sangro è la locomotiva economica della nostra regione, è evidente che in questa vallata si gioca il futuro dell'Abruzzo, quindi dobbiamo essere pronti per far sì che si dotino le imprese di infrastrutture logistiche che sono fondamentali. Stiamo facendo grossi investimenti sulla piattaforma di Saletti anche grazie a finanziamenti PNRR, allo stesso tempo con bandi di fondi europei. Noi siamo usciti da pochissimo con un bando, con 2 bandi per un totale di 67 milioni di euro proprio a supporto del comparto produttivo abruzzese, ovviamente a questo anche in primis la Val di Sangro. In questo momento di transizione ecologica in cui siamo tutti impegnati ad aumentare il trasporto effettuato su ferro, avere delle piattaforme che permettono di caricare e scaricare le merci in maniera veloce, rapida e con costi abbassati è fondamentale. Commissario Miccio, intanto si parla di imprese e di come aiutare le imprese e dunque il territorio, perché poi non si deve dimenticare che aiutare le imprese significa anche aiutare il territorio, la regione, gli abruzzesi in questo caso, anche con le ZES, ma io so che lei, al di là dei discorsi che abbiamo fatto anche con gli altri e che si faranno in questa sala, ha anche una notizia da dare. Abbiamo fatto unica ZES in Italia, tutte le opere che sono state date ai commissari. Noi avevamo 50 milioni, abbiamo appaltato 50 milioni di opere pubbliche, cosa già importante. 2, abbiamo aperto un cantiere da qualche mese, che è la strada di collegamento al porto di Vasto, ma il prossimo giovedì inaugureremo, anzi siete tutti invitati, la strada ferma da 12 anni per un problema tra impresa, provincia, non so quali erano le ragioni, però per fortuna, grazie anche alla collaborazione della provincia, della regione Abruzzo,
riapriamo i lavori e soprattutto chiuderemo il collegamento che consente di uscire dalla 14, di prendere la statale e di andare tramite questo collegamento al porto di Ortona per tutti coloro che per ragioni di merci ma anche per ragioni diciamo di altro tipo possono con la strada arrivare a destinazione. A breve poi apriremo anche il cantiere e questo sarà nel mese di settembre per quanto riguarda invece il collegamento ferroviario con lavori già appaltati dentro la stazione di Ortona farà arrivare le merci alla banchina di riva del porto di Ortona. Noi abbiamo tempi ridotti del 50% per esempio l'urbanistica e di un terzo le ambientali. Secondo, sulle ambientali abbiamo il tema che con la regione ambiente, con le sovrintendenze abbiamo fatto delle convenzioni, come abbiamo fatto con ARAP, di cui oggi siamo ospiti, per poter aiutare le imprese ad investire in tempi rapidi e veloci. Ma la cosa più importante è che se c'è un interesse pubblico per legge, che dice espressamente che tutte le opere private, oltre che quelle pubbliche, fatte in zona ZES, sono indifferibili e urgenti, che è la dizione delle opere pubbliche che non possono essere interrotte se non per ragioni talmente importanti e questo vuol dire che le imprese hanno una forza attraverso il nostro passaggio e chiunque dice che si può fare con un swap normale dice una cosa che non è esatta ma soprattutto fa un danno alle imprese. Per la particolarità dell'Abruzzo si è scelto di fare una ZES, chiamiamola diffusa, che arriva fino all'entroterra, arriva fino all'interporto di Avezzano, alla zona industriale tra Carsoli, Pereto, quindi ai confini con il Lazio, verso Roma. E noi stiamo infrastrutturando tutte queste realtà proprio per costruire la logistica necessaria a creare le condizioni utili di un insediamento economico, di un'attività industriale. Ripeto, il commissario Miccio ha già dato numeri importanti sul risultato di questa attività e su quanto la ZES stia attraendo e noi accompagniamo questo percorso virtuoso di rilancio e di crescita economica. Presto inizieranno anche i lavori, apriremo il cantiere anche a Manoppello per potenziare l'interporto e renderlo sempre più funzionale. L'Abruzzo ha sempre vissuto con questa definizione Ortona commerciale, Pescara una volta era turistica, adesso ahimè non si sa cos'è, e poi le altre, Giulianova, Vasto, quel che capita, un po' di pesca, un po' di altro. È ancora così? C'è questa connotazione specifica dei porti o la situazione è più fluida, come si dice oggi? Guardi, noi come autorità di sistema Marche Abruzzo cerchiamo di trarre da ogni porto le peculiarità da mettere poi a sistema, ovviamente. Ortona è un porto commerciale, la sua tradizione è commerciale, merci alla rinfusa, opifici industriali presenti in porto. Pescara ha una vocazione più turistica e peschereccia. Proprio su Pescara ci sono sostanziosi investimenti che proprio l'ARAP in fase di progettazione sta gestendo e negli anni sono previsti dei risultati, vedremo dei risultati che ridaranno al porto di Pescara l'operatività che merita. E poi ultimo è il porto di Vasto che è stato aggiunto l'anno scorso alla nostra giurisdizione, che è anche un porto molto appetibile dalla retrostante area industriale e sul quale sono previsti investimenti importanti anche dalla ZES, rappresentata qui dal commissario Miccio. Torniamo un po' sul trasporto passeggeri, la città di Pescara ha vissuto come, è forse mitizzato il periodo in cui arrivava la famosa Tiziano, poi Ivan Zajc e poi dimenticato. Si riuscirà a dare impulso anche a questo, magari ipotizzando le famose navi in crociera? Guardi, nel piano regolatore è prevista una darsena commerciale, in questa darsena commerciale sarà probabilmente possibile destinare anche un'area a un terminal passeggeri di medie dimensioni e per restituire questa vocazione passeggeri che Pescara ha sempre avuta. L'ha avuta perché la nave, il traghetto entrava nel canale e poi per problematiche tecniche di insabbiamento non è potuta più arrivare e quindi si è perso questo tipo di traffico che ci auguriamo che venga poi ripreso. Il problema dell'insabbiamento riguarda anche altri porti e richiede un dragaggio non eccezionale, straordinario, ma continuo e manutentivo. Guardi, il dragaggio è un'operazione complessa che sottoposta a vincoli ambientali richiede tempi
abbastanza lunghi per la realizzazione e che condiziona l'operatività dei porti e anche la programmazione degli interventi, per cui il dragaggio è fondamentale. Noi, ci sono porti che ne hanno più bisogno e altri no, per conformazione orografica, e noi lavoriamo su questo per rendere i porti sicuri soprattutto.